Almeno 3.000 cittadini dell'Honduras si sono messi in cammino, formando una carovana umana con la speranza di entrare negli Stati Uniti e trovarvi una vita migliore, malgrado le restrizioni imposte dal Guatemala e dal Messico. Il grosso della folla è partito poco dopo le 4 del mattino, ora locale, da San Pedro Sula, 180 km a nord di Tegucigalpa, verso Aguacaliente, al confine con il Guatemala, un viaggio di circa 260 km. Un primo contingente di 300 persone si era già messo in viaggio giovedì. Noi ugualmente vamos a un sogno americano perché qui nel paese non hai lavoro. Marciamo verso il sogno americano perché qui non c'è lavoro, c'è molta delinquenza, molta criminalità. La verità è che qui non si può vivere, ha spiegato un migrante. Tengo la speranza, tengo la fede in Dio. Ho speranza, ho fede in Dio in questa persona che l'America ha scelto. Biden è un uomo buono, Donald Trump era un egoista, ha detto un altro. La situazione economica di molti abitanti del paese centroamericano, già oggetto di violenze di bande e di narcotrafficanti, si è ulteriormente deteriorata con il passaggio di due potenti uragani a novembre e per le conseguenze della pandemia di coronavirus.